Pulsano, una puntata di Polifemo che chiude gli eventi natalizi di Pulsano. Davvero il comune da retto dal sindaco Franco Lupoli qui al mio fianco davvero ha realizzato una serie, una pluralità di eventi per tutti i gusti, e stasera ovviamente c'è questa chiusura con Befane al castello, appunto al castello de Falconibus. Un modo, sindaco, per far gioire i più piccoli, forse anche per far divertire i più grandi e far sentire la vicinanza dell'amministrazione verso tutti, verso anche le fasce, diciamo, meno abbienti. Insomma, un Natale per tutti. Un Natale per tutti, un Natale insieme. Oggi è l'evento di chiusura del cartellone natalizio, però credo che sia un evento rappresentativo di quella che è la nostra forza, che è la forza del gruppo, perché all'interno dei festeggiamenti per l'arrivo delle Befane, diciamo così, per i più piccolini, ci sono anche dei momenti di riflessione, no? C'è un banchetto organizzato dall'assessore all'ambiente per quanto riguarda la sensibilizzazione su quelle che sono le tematiche ambientali, ci sono i mercatini solidali organizzati dall'assessorato ai servizi sociali proprio per dimostrare una vicinanza alle fasce più deboli. Quindi abbiamo cercato ulteriormente, nuovamente, di puntare su quella che è la nostra forza, che è il gruppo. Antonio Basta, consigliere comunale di Pulsano, delegato agli spettacoli. Beh, questa sera termina, diciamo, il cartellone degli eventi natalizi, ma domani si riprende a programmare altri eventi. La macchina dell'amministrazione comunale in tema di spettacoli, retta da Antonio Basta, appunto, non si ferma mai, è un rullo compressore. Una serata bella con i più piccoli, che permette di veramente valorizzare il territorio e unire la collettività. Assolutamente, questa macchina non si ferma, anzi domani fa una scorpacciata di carburante, di passione che anima questa comunità. Certo, è stato un ricco cartellone, ma è stato possibile, Luigi, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria presenti in questo territorio. Vorrei ringraziare questa sera per la partecipazione l'associazione Pulsano da Mare, che ormai è onnipresente e l'hai potuto constatare nelle scorse trasmissioni, nei scorsi appuntamenti televisivi. C'è stata la coreografia curata da Daniela Toro, Massimo Nicolardi, il presidente, Mimmo Panzetta e gli altri associati sono occupati, ecco, a rappresentare delle mascotte e le Befane che lasceranno gadget e dolciumi ai più piccoli. Certo, da domani progetteremo già gli appuntamenti per il carnevale e tanti altri appuntamenti. Ecco, cerchiamo sempre di trovare un connubio, come hai potuto constatare, fra temi sociali, il rispetto dell'ambiente e quelle attività che piacciono ai più piccoli e ai bambini, perché sono loro i protagonisti del domani. Quindi tante attività, animazione e attività ludiche. Come hai potuto vedere, anche l'Arciconfraternita ha presentato un calendario importante. Ecco, è fondamentale, è vitale per questa comunità, la nostra comunità pulsanese, collaborare nel miglior modo possibile con i privati, con l'associazione e con i cittadini, che nonostante questa macchina è un po' datata e ha delle difficoltà finanziarie, corre lo stesso. Economico, corre lo stesso, grazie alla passione di tutti. Grazie, direttore. Marica Mandorino, assessore ai servizi sociali del comune di Pulsano. Una iniziativa, questa della Befana per i più piccoli, che ha certamente un significato, una valenza sociale e d'altronde è l'ultimo, appunto, degli eventi natalizi che si appunto pone nell'ambito di quelli da lei realizzati, proprio per far sì che davvero la comunità, anche magari bambini che hanno meno possibilità di altri, possano essere così coinvolti e vivere il Natale, che deve essere uguale per tutti.
Sì, assolutamente. Siamo qui questa sera con questa manifestazione Befane al Castello che racchiude un po' vari settori dell'amministrazione comunale, tra cui appunto quello dei servizi sociali. Questa sera abbiamo voluto concludere con un mercatino appunto dei servizi sociali in cui saranno venduti all'interno appunto del castello dei manufatti realizzati in tutto il periodo natalizio, quindi a partire da Santa Cecilia fino a qualche giorno fa, dai nostri anziani, quindi dagli anziani del nostro paese presso appunto il centro anziani. Per unire i giovani più piccoli con i più grandi. Assolutamente, è stato predisposto tutto un calendario natalizio solidale e sociale appunto dai servizi sociali proprio per avvicinare le varie generazioni, metterle a contatto e a confronto, è stato proprio questo l'obiettivo, quindi abbiamo fatto più eventi in cui i bambini erano a contatto con i loro nonni, con gli anziani, realizzavano i biscotti o la pasta fresca o comunque altro. Questa sera diciamo che si conclude con la vendita di questi manufatti, il cui ricavato poi sarà utilizzato per una borsa di studio, un progetto appunto destinato ai minori, quindi quelli meno fortunati appunto della scuola dell'obbligo del nostro paese. Fabrizio Mensa, assessore all'ambiente del comune di Pulsano. Siamo qui con lei perché in questi festeggiamenti, in questo clima comunque natalizio con l'arrivo delle Befane, c'è in questa iniziativa, come così in altre, una importante sottolineatura ecologica, c'è una finalità ecologica. Di cosa si tratta? Certo, sì, noi quest'anno abbiamo deciso di implementare l'attività di sensibilizzazione ambientale anche nel periodo natalizio. Ricordo che abbiamo avviato già con le scuole nel periodo di Natale la realizzazione di un albero ecologico che poi è stato esposto all'interno dell'abitato e realizzato dai bambini con dei tappi di plastica, proprio come segno di riduzione dell'uso della plastica. Questa sera, come le altre serate di apertura del castello, sono stati realizzati diciamo dei punti informativi che sono finalizzati all'implementazione della sensibilizzazione ambientale, cioè ci sono le nostre sensibilizzatrici ambientali che oltre a distribuire del materiale informativo diciamo danno le corrette prassi per l'esecuzione della raccolta differenziata. Diciamo una Befana ecologica. Diciamo una Befana ecologica, sì, assolutamente sì. L'epifania dell'ecologia. Assolutamente, diciamo che oggi è appunto il giorno finale, se vogliamo, no? Non solo del periodo natalizio, ma anche per quello che sono il periodo invernale di sensibilizzazione, che sicuramente con il nostro assessorato e la nostra amministrazione continua per tutto l'anno in connubio con tutti gli assessorati, proprio perché riteniamo che sia importante partire da sensibilizzare la gente per poter arrivare a un risultato migliore sia dal punto di vista della raccolta differenziata che di abbandono di rifiuti sul territorio. Dio che sta sempre che ha chiamato alla sua luce mirabile e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Dio vi faccia veri discepoli del Cristo Signore e annunziatori della sua verità, testimoni della sua pace. Amen. Come i santi magi al termine del vostro cammino possiate trovare con immensa gioia Cristo, luce dell'eterna gloria. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate ovunque la luce del bambino, andate in pace. E grazie a Dio. 6 gennaio a Pulsano da alcuni anni è tornata una antica tradizione, quella della processione che appunto porta in trionfo il bambinello per le strade del paese. È una tradizione importante perché con questa con l'Epifania ovviamente si concludono le festività natalizie e quindi ovviamente c'è la celebrazione del bambinello. Ci troviamo
siamo qui nella confraternita del Purgatorio e ho al mio fianco vari rappresentanti della confraternita e dell'amministrazione comunale di Pulsano. Sono appunto con Giovanni Di Maggio, che è priore emerito. Il significato di questa processione, il valore religioso profondo che si è voluto ripristinare qui a Pulsano. Beh, innanzitutto questa processione nasce per mio desiderio, insomma, di qualche anno fa, perché abbiamo voluto riprendere questa antica tradizione di adorare Gesù Bambino, non solo adorare Nostro Signore, quindi non solo durante il periodo della Settimana Santa, o così definita anche Settimana Maggiore, ma durante il periodo delle feste natalizie. La confraternita nel tempo ha perduto un'altra importante tradizione, quella della novena Gesù Bambino, che veniva fatta proprio qui in questa sede, e sarebbe mio, insomma, enorme desiderio riprendere anche questa antica tradizione. Quindi lo scopo è quello di far meditare fedeli, confratelli, consorelle, in un periodo dell'anno sulla devozione e sull'amore alla statua del Bambinello, e quindi non dedicare completamente le nostre energie solamente ad adorare il Cristo morto durante il Venerdì Santo. Eccoci ora con il sindaco di Pulsano, Franco Lupoli. La religiosità presente nel comune da lei amministrato, la devozione popolare, l'importanza di ripristinare queste tradizioni in una realtà, in un tessuto sociale che vive il Natale. Beh, l'ha detto il priore prima, Pulsano, il priore emerito, Pulsano è un paese pieno di fedeli, è un paese molto legato a quelle che sono le tradizioni culturali e religiose. Da poco, voglio dire, è noto su tutte le cronache, abbiamo avuto anche la fortuna di avere un arcivescovo originario di Pulsano, quindi per noi è motivo, come dire, di giocare in casa, per no, così dire. Al di là di quello, voglio dire, veramente è stata una grande soddisfazione per tutta la comunità. Però al di là dell'aspetto, diciamo, della nomina dell'arcivescovo, proprio l'arciconfraternita del Purgatorio, al momento il priore è Franco Minelli, qui presente, il priore emerito Giovanni Di Maggio, ha avuto negli anni la forza e la capacità di reintrodurre quelle tradizioni che erano purtroppo passate nel dimenticatoio. Quindi noi come amministrazione abbiamo sempre cercato, cerchiamo e cercheremo sempre di supportare tutte le iniziative, perché credo appunto che solo un ritorno a quelle tradizioni religiose possa implementare e amplificare la fede che è presente in ognuno di noi. Antonio Basta, consigliere comunale delegato agli spettacoli, beh, lo abbiamo qui nella duplice veste, quella appunto di consigliere comunale e quella di appunto confratello della confraternita, appunto, del Purgatorio. Beh, una sensazione vissuta su due binari. Una grande, una particolare emozione nell'essere qui, ecco qui questa doppia veste, l'importanza, così come ha detto il sindaco, di legare la cittadinanza alle tradizioni, ecco, riscoprirle anche. Questa tradizione l'abbiamo ripresa nel 2005, il Bambinello è stato realizzato da un maestro cartapestaio leccese, ma la bellezza della passione, della sacralità, della passione viscerale di questi riti, di questa comunità, ci fa capire quanto è importante rispettare queste tradizioni. E poi, come ho detto prima, anche, fa parte anche dello sviluppo della programmazione turistica di questo territorio. Marketing territoriale. Sicuramente sì, proprio per rispetto della fede. Diciamo, da confratello vivo intensamente questo momento, perché da domani ci prepariamo col percorso, così come ha detto Giovanni Di Maggio, verso la Settimana Maggiore, e noi ragazzi dell'Arciconfraternita siamo particolarmente predisposti ad amare questo e contemplare questo momento di fede, ma anche di grande gioia e di grande sacrificio. Thank you.
sentita, la Settimana Santa è molto sentita da noi, grazie appunto, non per qui, perché è qui presente, grazie all'impegno negli anni di Giovanni Di Maggio. Fino a qualche decennio fa, diciamo, era caduta nel dimenticatoio. Oggi non voglio dire che è paragonabile a quella di Taranto, perché non mi piace fare i confronti, però ogni realtà è se stessa. Perfetto, bravissimo, però da noi pulsanese è molto molto sentito. Minelli, attuale priore della confraternita. Beh, uno spirito coeso, un comune sentire all'interno della confraternita che va a sposare appunto la forte religiosità presente tra i cittadini. Beh, io è da poco che sono priore, sono 2-3 anni, farò a giugno. E come ha detto il priore emerito Giovanni Di Maggio, è una tradizione che abbiamo voluto tutti noi per portare avanti questa tradizione. Sono arcicontento per questo evento, perché è una bella cosa. Noi confratelli ci teniamo molto sia alle tradizioni antiche, vecchie come la Settimana Santa, e sia quella che è stato un momento che l'avevano sospesa, e ripristinandola non ci fa altro che gratificare questa cosa. Come priore sono contento.